Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Corpse Party Blood Drive. Continuiamo direttamente non dall'ultima volta, perché l'ultima volta abbiamo fatto praticamente, ci siamo fatti prendere da un fantasma, quindi niente. Abbiamo fatto un bad end, perché i fantasmi sono delle brutte persone, sappiatelo. E quindi adesso dobbiamo cercare di evitarlo. Che palle, ho sbagliato, adesso devo rifare il pezzo. Però non mi ricordo dove eravamo diretti in realtà. Ah, ok, mi ricordo. Praticamente dovevamo prendere. Oddio Gesù. Praticamente dovevamo prendere del liquido infiammabile. Magari se evito di fare avanti e indietro in questo modo, la cosa aiuterebbe molto. Allora, dai, vai avanti, Yumi. E qui da qualche parte ci dovrebbe essere un fantasma. Però vabbè, stavolta cercherò di correre bassa, sinceramente, perché non mi va di nascondermi, farmi ritrovare, né rinascondermi. Cioè, è un po' una rottura, sinceramente. Aspettate, qui. Questo l'avevamo letto. Ah, ok, non puoi nasconderti, ti stanno guardando. Lì avevamo trovato Sachiko, se non sbaglio, però non mi ricordo se qualcuno è ora online. Ok, perfetto. Non mi ricordo se l'ho rifatto quel pezzo perché. Sì, l'ho fatto. Qui non c'è nient'altro di interessante. No. Usciamo. Ah no, questa è bloccata. Usciamo qui. Evitiamo, ecco, evitiamo i vetri. Ayumi va a camminare sui vetri. Ah, ok, no. No, ok. Ragazzi, sto facendo malissimo oggi, malissimo proprio. E poi la batteria non l'ho messa. Ok, ora è infinita. Ma proprio pe sono pessimo oggi. Qui c'erano delle batterie che non ci servono. Qui c'è una stanza che non si può aprire. Dai. Io proverei anche a scendere dall'altra parte, sinceramente, perché ci sono delle scale, principalmente. Lì c'è qualcosa, però. Spero che sia tipo una benda. E lì c'è un'altra cosa ancora. Aspettate. Già raccolto. Cioè, mi dispiace che ho raccolto già tutti i name tag, perché, appunto, ci potevano servire. Cioè, magari, non lo so, per arricchire il gioco, che è quello a cui servono. Qui c'è qualcosa. Batterie che non ci servono. Là sicuramente ci saranno delle bende. Fatemi passare. Dai! Ayumi, tagli sto filo. Dai, Ayumi! Ok. Qui sempre le scritte simpatiche dell'altra volta. E qui c'è. Ho un talismano, grazie a tutto proprio, Madonna. Il talismano, per chi non lo sapesse, è praticamente una cosa che ti sconfigge automaticamente gli spiriti, quindi ci serve. Raga, non so giocare oggi, no? Sono proprio pessima. Allora, esci da questa porta, vai a salvare. Che poi mi sa che salvare ristora anche la salute, se non sbaglio, quindi perfetto. Dai, vai a salvare qui stavolta. E qui. Perfetto. Andiamo. Sempre sperando che non ci sia un fantasma. E qui. Mi è preso di esplorare tutte le camere, però vabbè, meglio. Ok, qui c'è un cappio. Infatti. E fa avanti e indietro, come se qualcuno si fosse impiccato un momento fa. Non ditemi che è un bad end. No. Lì c'è un buco. Molto sospetto.
Possiamo dare un'occhiata oppure stare lontani? Io direi di stare lontani. Io non mi fido dei bugi sulle pareti. Usciamo e andiamo di sotto, dai. Dai, che è il mio obiettivo principale. Ancora non sono riuscito a scendere le scale. Calcolate, sono 5 minuti che sto registrando. Ok, finora è tutto a posto. E dico finora perché non si sa mai. Ok, ho sistemato un attimo l'inquadratura. Non so se si nota, ma ok. Qui c'è qualcosa. Non si può correre nei corridoi. E io corro. No, non è vero. Inciampo io nei pezzi di vetro. L'ho già preso. Qui c'è un filo. Ok, l'ho rimosso. E qui c'è l'entrata, se non ricordo male. Che poi, diciamo, la piantina è esattamente come quella del primo gioco e del secondo gioco, quindi se avete giocato ai primi due sapete esattamente dove andare. È un Lios. Hai visto qualcuno che non conosci nei corridoi? Qualcuno che non è la tua mamma o il tuo papà o la tua insegnante? Se vedi qualcosa, qualcuno del genere, cosa puoi fare? Dovresti correre e chiamare una professoressa per farla venire ad aiutarti. Ok, quindi ogni volta che vedi un tuo compagno devi urlare. Ok, qui ci sono delle scarpe. Qui c'è la porta, ovviamente, che non si aprono. No, dai, perché sto perdendo così tanta salute? C'è qualcosa sul pavimento. Oh, una benda. Che noi useremo forse adesso perché ho perso un sacco di salute. Ma neanche troppo in realtà. No, sapete cosa? Non lo uso. Cerco direttamente un punto di salvataggio perché alla fine che. Se è come penso, ristora anche la salute. Detto ciò, spero di non incontrare i fantasmi. E detto questo, sicuramente ne spunterà fuori uno. Ma ok. Ah, tra parentesi, spero che non si senta nemmeno il ventilatore, ma non sono sicura, dato che nell'ultimo video un po' si è sentito. Più tempo vivi, più muoiono gli altri. Oddio, no, ok, uso la benda, ritiro tutto. Perfetto, me l'ha curata tutta. E niente qui. Ah, qui si va al piano di sopra. Sono un po' scema perché adesso forse c'è quel fantasma, quindi vado qua direttamente. Ritorno di sotto e vedo cosa c'è. Non so in realtà se il materiale infiammabile, se effettivamente sia qui sotto. Però proviamo. Qui c'è un intag che ho già collezionato, qui c'è un armadio, me lo ricordavo questo. Lì ci stanno delle porte che non so se si aprono. Sì. E ci sono anche parecchi oggetti qui.
a cui non possiamo arrivare. Perfetto. Dai, dai, aiumi. Non so se entrando dall'altra parte si possono raggiungere gli oggetti, ma credo di sì, dato che, cioè, stanno là, a che servono se non puoi raggiungerli? Sì, infatti, come pensavo. Non so perché ho cliccato quello sopra. Sono una scema. Cioè, oggi sto giocando malissimo, perdonatemi seriamente, però. Boh, non lo so. O è il caldo, che in realtà non posso neanche più usarla come scusa perché sta iniziando a fare freddo. Oppure sono io che sono fatta così. Oh, una benda. Vedete che ce l'avevo nel pensiero. Un altro talismano, che bello. Cioè, non so se sia bella effettivamente la cosa, perché oddio, se ci hanno dato due talismani, significa che ci sono almeno due fantasmi. Però io comunque cercherò di evitarli. Cioè, evitare di usarli perché non si sa mai. Magari ci servono in futuro. Allora, dai. E stavo per cadere. Oddio. Qualcuno che sta chiamando Mayu. Sta andando da solo ora. Dovremmo immaginare chi sia. Mentre camminavo per il corridoio, sentivo una voce familiare che echeggiava proprio da dietro l'angolo. Girandomi nella direzione della voce, confermai che quello che le mie orecchie mi stavano dicendo era Morishige. A chi era mancato? I suoi occhi erano vuoti e la sua faccia era congelata in un'espressione che spezzava il cuore. E mentre camminavo, lui teneva il suo telefono con pigrizia in una mano. Il suo tono di voce era sicuramente normale. Sicuramente non era in sé. Morishige. Fece una pausa a metà della parola Mayu e rimase silenzioso per un momento. La sua espressione cambiò solo di un po', aggiungendo un po' di confusione. Rappresentante di classe. Sembrava sinceramente stupito di vedermi. La sua bocca era aperta. Sai dov'è Mayu? Guardai profondamente dentro i suoi occhi, cercando di trovare una traccia di lui, diciamo. Ma se n'era andato. Cioè, Ayumi credo che sia l'unica al mondo che ha pianto o piangerà mai per Morishige. Cioè, Mayu. Mi prendo tutta la responsabilità. Io. Vabbè, almeno non ci ha attaccato. Questo è il lato positivo. Il telefono che teneva nella sua mano aveva lo schermo rotto. E non potevo smettere di piangere. Morishige, sei veramente morto. Continuò a camminare in avanti nella sua missione per trovare Mayu. Ti salverò, sia te che Susumoto. Devo,
Devo trovare il libro delle ombre. Ok, abbiamo fatto un incontro piuttosto interessante. È sempre divertente incontrare i nostri amici morti dall'aldilà, mentre siamo in una scuola maledetta. Lì c'è un corpo che probabilmente ho già di cui probabilmente ho già collezionato il name tag, quindi è stato inutile entrare qui. Quindi usciamo. Entriamo dall'altra parte perché ho visto che c'era qualcosa che luccicava. Però aspettate qui. Qui è chiuso, ovviamente. È ovvio. Qui anche, credo. Sì. Qualcuno è online di nuovo. Si è bloccato? No. O sì? No, non si è bloccato. Ho così tanta fame. È una fragola al sapore di latte. Guarda che coincidenza! Ah, bun sarebbe tipo, è tipo un panetto, una cosa del genere, un dolce comunque. Sono i miei preferiti, sì, proprio una coincidenza veramente sospetta. Qual è la data di scadenza? Domani? Dovrei mangiarlo? Oh, forse Misto l'ha lasciato indietro per me. No. No, prendila con te, non la mangiare assolutamente, non farla stupida. La devo portare, la potrei portare con me almeno. La terrò per dopo. In realtà sembra buona quella roba, ma ok. Usciamo. Spero di trovare un altro punto di salvataggio, ma ovviamente è Yumi che crea i punti di salvataggio, quindi noi non possiamo che trovarli. Ok, taglia il filo. Qui. Comunione infernale. Perfetto. Qui. È chiuso. Comunione infernale e qui è chiuso. Si può entrare. Se non sbaglio è l'armadio del custode, quello che chiamavano comunque l'armadio del custode. Sì. Vabbè, la stanza del custode più che altro. Qui è una stufa vecchia. Qui ci sono. Qui è rotto. Chi sei? Dare Duska? Mi fai parlare? Non ho le chiavi. Il mio corpo è nel laboratorio di scienze. Lui ha le chiavi. Trovalo e ridammelo. Laboratorio di scienze, chiavi. Ma non era chiuso il laboratorio di scienze, che vuoi, Madonna? Qui, ah ok, c'è il corpo di Naosainoki e di Chibiki. Quindi è meglio non disturbarli. Vabbè, io vado al laboratorio di scienze, se me l'ha detto quello. Che sta al piano di sopra però, dove c'è anche quell'altro fantasma. Però abbiamo due talismani, quindi va bene. Allora, speriamo di non trovare un altro fantasma qui. Ah, qua finisce. Ah sì, giusto, ok. Quindi torniamo di sopra. Non ti stancare, Yumi, per favore. Ah, qua c'è un corpo, non l'avevo visto. Però l'avevo già raccolto.
Perfetto, saliamo di sopra. Tanto abbiamo i talismani. Nessuno ci può ferire. Qua c'è una porta, aspettate. Però è chiusa. Va bene. Saliamo. E poi non so cosa bisogna fare, però credo che comunque adesso andremo a trovare il corpo di quello, se è sempre se appunto è aperto il laboratorio. Speriamo. E poi credo che forse andremo in infermeria, perché la roba infiammabile credo che sia in infermeria, se è come il primo gioco, appunto. Io sinceramente, cioè sinceramente non me la ricordo queste cose. È tipo gennaio, primo gennaio che non ci gioco a questo gioco. Entriamo qui. Per ora il fantasma non c'è, stranamente. Questa dovrebbe essere l'infermeria. Salviamo, dato che abbiamo incontrato Morishige e il fantasma, quindi abbiamo fatto già qualcosa. Salva Ayumi. Per favore, collabora. Qui. No, non sovrascriviamo perché avevamo raccolto quella roba là alla fragola. Quindi non so se in realtà ho fatto la scelta giusta, quindi non sovrascriviamo. Non si. No. No, non si può fare nulla qui. Io non so quanto sia l'oscurità. Vediamo se ce lo indica. In realtà no, non ce lo indica. Opzioni? No, non è vero. Non è vero, fermo. Vabbè, sapete cosa? No, non auguro l'oscurità, è inutile. No, stiamo bene, sembra che stiamo bene. Per ora. No, non c'è assolutamente nulla qui. Quindi usciamo, dai. Perché è strano però che non ci sia. No, qua è chiuso. Bello. Proprio perfetto che non ci sia ancora il fantasma. Forse è rimasto bloccato di sopra? Io ci spero. Passiamo qui. Allora, io se non trovo nulla da fare, entro in quel buco. Quello che c'era nella parete. Provo a vedere qua se si può entrare. Ok, si può entrare. Vediamo qui. Ok. Vedo qualcosa che brilla dall'altra parte innanzitutto, quindi avrei un po' paura. Dall'altra parte dello scaffale. Che hai fatto? Ah, ok. Analizzo tutto, eh. Però prima di andare dall'altra parte dove c'è quella roba che brilla, vado qui. Perché mi sembra la luce di un fantasma, eh. Sinceramente. Qui cosa c'è scritto?
Non si deve urlare nella reference room. Qualcuno. Comunque qua ci sono tipo libri di magia nera. Cucina proprio normale. Magia nera e cucina. Due cose uguali. L'hai incontrato, non è vero? Va bene, ti farò passare. Puoi anche avere la chiave. Ma aveva detto che era nel laboratorio di scienze. Serio? Vabbè, io prima do un'occhiata, non si sa. Ok. Scusate, non morirò più. Ok, la chiave del laboratorio. Là c'è qualcun altro in realtà. Va bene, usciamo allora, dai. Ah, ok, scendiamo. Mi ero dimenticato un attimo in che piano eravamo. Ok, mi sono ferita ovviamente. Salvo un attimo, che ho paura di incontrare di nuovo il fantasma. Quindi abbiamo la chiave del laboratorio e possiamo entrare. Vai. Qui c'è qualcosa, innanzitutto. Ah, un lavandino. Perché devo cadere addosso alla roba? C'è un altro lavandino, niente di interessante. Sì, ma noi che dobbiamo fare? Non c'è nulla degno di nota. Abbiamo ottenuto una lampada d'alcol, quindi l'alcol, oddio, l'alcol lo possiamo usare per infiammare i capelli, se non sbaglio. Però è successo qualcosa. Ok. Sei nella mia strada. Ti romperò il collo. Poi con questa musica hardcore proprio. Vabbè, in realtà io finirei qui questo episodio. Così vedremo cosa ha fatto magari qua nel prossimo video. Io spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. 開いて光